vi vorrei oggi proporre una conciatura che ho creato, ovviamente per ora sulla mia testina, e partendo dal capello liscio e facendolo diventare riccio. A chi potrebbe essere adatta una conciatura del genere? Chi ha o ha avuto i capelli ricci una volta e magari con gli anni li ha persi? Chi vorrebbe vedersi una volta quel capello riccio? Oppure per un servizio fotografico, un editoriale, in tantissime occasioni, anche perché nella prima parte della nostra conciatura abbiamo creato tantissimo, tantissimo volume e quindi è veramente bello per un editoriale, un servizio fotografico in generale. Nella seconda parte della nostra conciatura ho creato un raccolto molto sbarazzino, che è molto bello sia ad una sposa riccia, ma anche per altre occasioni di cui ho parlato in precedenza. Allora, la nostra testina prima era liscia e dopo ho creato il riccio con i capelli sciolti, abbiamo cotonato e dato tanto volume, e nella seconda parte della conciatura noi abbiamo creato questa tipologia di acconciatura. Oltre a darvi il benvenuto, vorrei farvi vedere cosa ho utilizzato per creare questa acconciatura. Sono sicura che vi sarà molto utile sapere questi dettagli, e in questi prodotti che vi farò vedere ora sono molto utili nel vostro kit da lavoro, quindi potete utilizzare anche in altre diverse situazioni. Quindi partiamo con la prima spazzola. Questa è la spazzola da Tigold Tisi, che spero di averlo detto bene. Comunque è una spazzola adatta per chi ha i capelli ricci. Vi farò vedere. Potete trovare comunque sempre nel mio link in biografia di Amazon. Questa qua vi sarà molto utile nel caso la vostra cliente abbia i capelli ricci. Se la vostra cliente ha i capelli ricci, questa spazzola sarà fondamentale perché vi servirà per sciogliere i ricci o per ricreare il ferro, come vi farò vedere nel video. Non potete procedere sul capello magari in disordine perché altrimenti non avrete un lavoro pulito. Quindi meglio sempre sciogliere tutti i ricci, principalmente se sono dei ricci bellissimi, ovviamente andiamo solo a riprenderli, ma se sono molto sciolti lo dobbiamo proprio pettinarli. Ovviamente nel video parto da un capello liscio, però questa conciatura, questa metodologia di creare dei ricci è adatta anche a chi ha già un riccio sciolto o che non è più riccio come una volta e dobbiamo riprendergli, anche per una sposa magari già riccia e dobbiamo solo ripassare alcune ciocche. Come spazzola, come seconda spazzola, io vi propongo questa che mi vedete usare anche nel video, però vi sarà necessario e sarà molto utile nel caso voi dovete pettinare i capelli della cliente, prima cliente o modella che sia. Però sempre prima di iniziare un qualsiasi lavoro, ma principalmente un lavoro del genere, che andiamo a creare, tra virgolette, un po' di disordine perché facciamo tanti ricci, bisogna pettinarli bene anche per lavorare meglio e ottenere un lavoro veramente bello. Nel video vi farò vedere anche come sciogliere nel caso con pettine, se è quello che volete. Se volete una cosa più naturale, più veloce, potete sciogliere le onde avendo un risultato molto più easy con un pettine, e io vi consiglio un pettine a carbonio perché questo pettine non creerà elettricità ai capelli e quindi meno problemi, nel senso che creando elettricità andiamo a creare un po' di disordini, anche perché avendo il capello con tanto riccio così, un pettine a carbonio sarà sempre utile avere anche nel kit da lavoro. E per ultimo, ma non meno importante, il pettine a coda di ferro ci serve sia per aiutarci nelle divisioni, ma come ho detto prima, ha tantissime altre cose che vi farò vedere in altre occasioni. Come prodotto importantissimo in questa situazione, perché andremo a fare ciocche molto sottile e usare il ferro, diciamo, anche abbastanza, usare una protezione da calore. La protezione da calore ci darà la sicurezza che non rovineremo i capelli, almeno dobbiamo avere questa attenzione. La lacca possiamo usare.
Nel caso ho usato Silhouette, che è adatto a tantissime altre situazioni di lavoro, ma la cosa importante è che non dobbiamo spruzzare su ogni ciocca, ma lo faremo su tutta la divisione prima di iniziare ogni sessione. Comunque, questa è una lacca fantastica e vi sarà utile in tantissime situazioni. Per ultimo, ma non meno importante, quando scioglieremo tutte le nostre ciocche, come vi farò vedere nel video, per creare ulteriore volume usiamo una lacca forte per creare proprio un effetto molto molto voluminoso ai capelli. E il Shine, che è l'ultimo prodotto che vi faccio vedere, il Shine vi aiuterà a sciogliere un po' la, oppure diciamo così, bilanciare la quantità di lacca, perché se mettete, che ne so, magari un po' troppo, potete tornare indietro usando un po' di Shine. In più il Shine darà una luminosità extra ai capelli, se è quello che vi serve in quel momento lì, dipendendo dalla tipologia di situazione che vi trovate. Sono sicura che questo video vi piacerà tantissimo, vi farà scoprire tantissime nuove cose. Non mi resta che augurarvi buona visione. Allora, ho già pettinato i capelli alla mia modella. Io ho già applicato il prodotto di protezione di calore su tutti i capelli, sia a quelli sotto che a quelli sopra. Per primo però vorrei farvi vedere la differenza. Facciamo una prima divisione. Quando facciamo i nostri ricci, dobbiamo sempre fare delle sessioni molto strette per poter creare delle ciocche molto sottili, ovviamente. Allora, facciamo un riccio con ogni ferro. Prima useremo quello di GHD. Aspettiamo tipo 10 secondi. E poi questo è quello più sottile che ho, che è quello di Babyliss. Dobbiamo dividere la ciocca su tutta la lunghezza del ferro, una decina di secondi al massimo, in base alla temperatura anche del ferro, e tiriamo giù la ciocca. Adesso prenderò un'altra ciocca con la stessa quantità di capelli. Ogni ciocca, quindi vuol dire che tutte e tre sono adatte, una è diversa dall'altra. Questa di GHD somiglia tantissimo a quella di Roventa, è leggermente più stretta. La più stretta di tutte è questa di Babyliss, però come dicevo prima bisogna sempre tenere stretta la punta della ciocca e dividerla equamente su tutta la lunghezza del ferro per non provocare il nodo. Possiamo usare la nostra lacca di cui vi ho parlato all'inizio del video, che è una lacca in pump spray, cioè una lacca liquida, ci aiuterà a ottenere un effetto più durevole, anche se per esempio dobbiamo fare questo riccio a qualcuno che lo devi tenere tanto e quindi vi aiuterà anche nella durata del riccio. Essendo che dobbiamo fare delle sessioni di capelli più sottili, anzi non rispettiamo neanche le regole per quanto riguarda le divisioni per creare le onde, no?
E quindi facendo in questo modo dove noi dobbiamo creare delle sessioni molto sottili per avere dei ricci molto sottili come vogliamo noi. Quindi allora, possiamo fare anche in questo modo, prendiamo tutta la sessione che dobbiamo creare il nostro riccio, senza ovviamente dover spruzzare a ciocca, perché ovviamente diventerebbe ancora più lunga e direi che non ci sarebbe neanche bisogno. Possiamo spruzzare sessione per sessione. Quindi ci risparmia del tempo e direi anche del prodotto, che in caso di un riccio così non serve, perché dopo verso la fine aggiungeremo altri prodotti. E una cosa molto importante quando create il riccio, a parte che dovete sempre tenere la punta, e non accavalare le ciocche, cioè mentre giri sul ferro il cappello, non accavalare le ciocche. Se accavali le ciocche, è lì che si creano dei nodi sui capelli. Perché dopo questi ricci dobbiamo anche cotonarli. Quando create la ciocca potete stare molto vicino alla radice dei capelli, però sempre con molta attenzione per non bruciare. Quindi qualsiasi. Continuiamo a fare delle sessioni abbastanza strette per quanto riguarda la parte alta della testa, cioè le ultime sessioni, la parte della corona e la parte alta della conciatura. Faremo delle sessioni in circolare, invece di fare frontale dopo a parte della corona, facciamo una selezione che vada, una sessione che vada da una parte all'altra della testa e in circolare. Thank you.
Seguiremo sempre la stessa metodologia di prima, con delle ciocche molto sottile e in questo caso qua seguiremo la direzione della caduta dei capelli per ottenere un effetto più naturale. Quindi d'ora in poi seguiremo proprio la caduta la linea di caduta dei capelli. Procederò in due modi diversi. Da una parte andremo col pettine e dall'altra parte andremo con la spazzola, così vediamo la differenza. Qui pettinerò con la spazzola, così vediamo quando pettinerò con la spazzola quale risultato otterremo con la spazzola. Ok, così verrebbe se lo disfi un semplice pettine. Così verrebbe se lo fai con la spazzola, un po' di shine, così ammorbidisce un po' i capelli, verrebbe in questo modo, che ovviamente dopo possiamo gonfiarlo. Se volete fare un effetto più morbido e più veloce, ovviamente. Dall'altra parte sarebbe più lungo come metodologia e ovviamente anche bello, però più lungo come sistema. Quindi bisogna fare praticamente ciocca per ciocca in questo modo. Quindi tirate
pettinate e leggermente cotonate. Quindi tirate, pettinate e leggermente cotonate. Avete visto che differenza che c'è tra quell'altro metodo più veloce che questo, che è un po' più lungo, ma i risultati sono diversi, il volume è diverso, praticamente il doppio del volume. Però per un servizio fotografico direi che questo è un bellissimo volume. Adesso farò dell'altra parte lo stesso modo, perché così avete potuto vedere la differenza di volume tra le due parti. Procederemo sempre con questa stessa bambola e con questa stessa testina a creare un qualcosa di diverso, sempre abbastanza creativo da poter usufruire a un servizio fotografico oppure a un editoriale. Contiamo 4 dita, proprio così, 4, ok, partendo proprio dall'inizio, e sarà più o meno il punto di altezza della testa, cioè per semplificare qua inizia la corona, ok? Questo vi insegnerò e vi farò vedere in altra occasione. Quindi, partendo da qui, raccogliamo tutti questi capelli, più o meno un po' come riusciamo, perché ovviamente essendo tutti cotonati faremo veramente fatica a fare una cosa, cioè se la pretendiamo troppo pulita e ordinata, quindi sarà una cosa molto easy. Quindi io sto provando a usare il pettine a coda, ma giusto per riuscire a dividere qualcosa in modo un po' più ordinato. Sto usando proprio la sua punta, proprio giusto per prendere i capelli in modo un po' più selettivo, quindi li porterò tutti verso l'alto, lasciando la parte esterna, questa spazzola, giusto per pulire un po' la parte esterna, perché ovviamente questa parte qua dovrà essere un po' più pulita e ordinata, perché un po' si vedrà, quindi secondo me va bene così. L'importante è che non sia troppo in disordine, quindi se c'è un po' di onde fa parte dell'acconciatura, perché poi ci sono i ricci, quindi dobbiamo proprio metterlo proprio nella parte alta della testa, perché questa nostra acconciatura è un po' sbarazzina, e useremo un pezzo di ciambella e lo useremo proprio come se fosse un elastico da capelli. Faremo dal pezzo di ciambella il nostro elastico da capelli, così lo otterremo un effetto più morbido, ok, e in più ci permetterà di aggiungere le nostre ciocche rimanente useremo sempre il nostro spray shine, che ci aiuta a pulire un po' l'acconciatura. Allora, io ho deciso di inserire un elastico a gancio per ottenere un sostegno maggiore della nostra coda, che non vorrei che, se fosse una modella, una cliente vera,
che dopo si sciogliesse, insomma. Quindi iniziamo a inserire le nostre ciocche rimanente nella parte della nostra acconciatura. E se direte: scusa, ma perché non l'abbiamo inserito già automaticamente nella coda? Perché no, noteremo questo effetto qua, un po' più morbido e un po' più cadente. Quindi basta prendere dopo delle molettine e infilare. Se mettiamo nella coda rimarranno più alti, invece inserendo dopo avremo una caduta più morbida. Quindi possiamo decidere anche di, nel caso di una modella, o di tenere qualche ciocca giù per fare un effetto più giocoso. Se vogliamo possiamo sempre usare la nostra lacca shine per pettinare, perché lei scioglie sia un po' la lacca che è stata usata in precedenza, ma dà anche luminosità. Quindi prendiamo la nostra ciocca, la giriamo un pochino, cioè io prendo la mia ciocca, la giro un pochino così, tac, e quando infilo la molettina, che l'ho già aperta, vi faccio vedere, lo blocco automaticamente. Lo blocco automaticamente, ok, e posso inserire anche una seconda per bloccare la seconda, ok. Farò la stessa cosa da questa parte, tengo questa ciocca giù, questa spruce shine, pettino. Questo spray che sto usando è uno spray luminoso, che trovate di tantissime marche, questo è di questa marca qui, ok. Prendete un'altra molettina e la bloccherete sotto. Questa qua la sistemo perché si vede un po' di più, così abbiamo una caduta di capelli in modo più sostanzioso. E questi che sono qua dietro possiamo ammorbidire per ottenere un effetto più naturale, ok. Poi prendiamo una ciocca di queste, che lo bloccheremo qua sopra per nascondere la nostra ciambella che abbiamo usato prima. Con questo abbiamo concluso. Ci vediamo al prossimo video.